Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ci ritroviamo oggi a celebrare questa Santa Messa per la festa della Santa Croce. Come tradizione, sicuramente ci mancano tanti momenti di vita vissuti intorno a questa messa. Questa messa però è il centro di tutto. No, stamattina per le nostre strade avrebbe passato la banda, sarebbe stata la merenda e così via. Però il centro di tutta questa festa, ecco, rimane questa messa, questa celebrazione, al quale partecipa insieme con noi sacerdoti e diaconi anche il sindaco e il vice sindaco in rappresentanza di tutta la comunità, come se ognuno fosse qui stamattina. Allora, nel presentarci al Signore in questa festa dell'esaltazione della Santa Croce, per noi di Castel di Scarpa, perché nel calendario liturgico ormai è il 14 settembre, per antica tradizione qui a Castel Viscardo la festeggiamo ancora il 3 maggio, come era nella data prima del Concilio Vaticano II. Allora, a questa croce di Gesù, che ha senso perché è legata alla risurrezione, ecco, noi portiamo e affidiamo tutti i nostri dolori, tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre fatiche, tutto quello che ci opprime, nel periodo intenso che abbiamo vissuto di questo coronavirus, ma anche in tutte le nostre storie. Tutto quello che portiamo, ecco, che ci fa soffrire, lo lasciamo su questa croce. Lo lasciamo su questa croce perché? Perché nella celebrazione della Santa Messa, invece, rimettiamo tutta la speranza, tutta la fiducia, tutto affidarsi al Signore, perché la nostra vita sia piena, perché il nostro cuore si riempia e possa traboccare, quasi esplodere, possa contagiare dell'amore di Dio, quell'amore dato sulla croce e che diventa però risurrezione.
Ecco, allora questo è l'augurio in questa festa. Ma così noi, in questo cuore, ci presentiamo al Signore, con tutte le nostre fragilità, tutti i nostri peccati, tutte le nostre mancanze. Signore che va in cerca della pecorella smarrita, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà. Cristo, buon pastore, che dai la vita per le tue pecore, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che verrai nell'ultimo giorno come giudice per separare le pecore dai capri, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo, di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custodi delle vostre anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Non dimenticate le opere del Signore. Non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio l'Altissimo, il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma Lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Non dimenticate le opere del Signore.
dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore. Nella prima lettura che abbiamo ascoltato, tratta dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, si condensano le due celebrazioni, festività che viviamo oggi, quella che ci indica nella quarta domenica di Pasqua, la domenica del Buon Pastore, e poi quella che viviamo qui a Castelbiscardo, nella festività della Santa Croce. Ci dice l'Apostolo Pietro in questa omelia battesimale che troviamo proprio in questa lettera: carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati. Ecco la vocazione cristiana, ecco la vocazione che abbiamo ricevuto attraverso il battesimo, di essere attenti a questa chiamata perché è gradito a Dio. Infatti siamo stati chiamati a questo, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio. Nella celebrazione di questa mattina Papa Francesco richiamava l'esempio di medici, sacerdoti che hanno dato la vita lasciando un esempio. Sono stati esempio, sono stati pastori, dice Papa Francesco, perché hanno dato l'esempio nel dare tutto se stessi, anche la vita. Perché ne seguiate le orme. Oggi celebriamo la festa del Buon Pastore. E il Buon Pastore è colui che
è mite. Il buon pastore è colui che va in cerca. Il buon pastore è colui che si pone avanti e le pecore lo seguono. Lascia le orme e le pecore prendono le sue orme. Riprendono quelle orme perché trovino la salvezza. Egli non commise peccato, insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce. Legno della croce che è il legno della salvezza. Noi siamo chiamati a viverlo, questo legno, a vivere quel dono. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce perché non vivendo più per il peccato viviamo per la giustizia, vivessimo per la giustizia. E allora ecco la domanda che scaturiva nella prima lettura che non abbiamo ascoltato, nella lettura che non abbiamo ascoltato dal tratto dagli Atti degli Apostoli, questo grido delle folle: che cosa dobbiamo fare, fratelli? L'invito è questo: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare, rinnovare, prendere un cammino nuovo. È questo grido che facciamo oggi noi al Signore. Che cosa dobbiamo fare? Rinnovare il cuore, immergersi nel suo amore misericordioso. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al buon pastore. Se vi ricordate, ecco, nella solennità che abbiamo fatto per San Giorgio, il Vangelo ci diceva a Gesù: rimanete nel mio amore. È un invito, non ci forza a rimanere nel suo amore, è un invito. Rimaniamo nel suo amore. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere questo tempo, che ci aiuti in questo tempo, ma in modo particolare sappiamo essere noi pastori, chi è a capo, ecco, della società civile, essere d'esempio, vivere l'esempio che ci ricorda Pietro, ma che ci ricorda Gesù. Io sono il pastore, chi viene dietro a me non va in rovina. Insieme professiamo la nostra fede con il simbolo degli Apostoli, come ci è consigliato in questo tempo di Pasqua. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede a destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Come popolo redento invochiamo Dio nostro Padre, che nell'albero della croce ci ridona il frutto della vita in Cristo suo Figlio. E diciamo insieme:
Per il mistero della croce salvaci, Signore. Per il mistero della croce salvaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché in ogni suo gesto, parola, opera, annunzi l'immenso amore del Padre, che è il segno più eloquente nella croce del suo Figlio. Preghiamo. Per il mistero della Santa Chiesa, salvaci, Signore. Per i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché siano servi e testimoni della sapienza dello Spirito, che scaturisce dalla croce. Preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Per tutti i membri del popolo di Dio, perché nella vita di ogni giorno esprimano la realtà della Messa, memoriale perenne della morte e risurrezione del Signore, preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Per i perseguitati a causa della fede e della giustizia, perché dalla croce di Cristo attingano la certezza della vittoria dell'amore sull'odio e del bene sul male, preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Per le sorelle e i fratelli sofferenti nella carne e nello spirito, perché sentano la presenza consolatrice di Cristo che illumina l'esperienza umana del dolore, preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. E preghiamo per tutti quelli che hanno sofferto in questo periodo intenso, per la lontananza, per la solitudine, per la malattia. Preghiamo sia in questo periodo soffrono, sia c'è chi soffre tutta la vita, tanti malati, tante persone che le assistono. Per tutti loro, ecco, la affidiamo a quel legno della croce. Preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Preghiamo anche per tutte le persone che sono a servizio. In questo periodo sono state tante. Tutti quelli che sono negli ospedali, tutti quelli che sono nell'amministrazione, nel volontariato, tanti erano al servizio perché tutto potesse comunque essere necessario per gli altri. Per tutti loro preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. E affidiamo al legno della Santa Croce, in questo tempo di Pasqua, quindi alla risurrezione, tutti i nostri defunti. Tutti i defunti di questa parrocchia di Castel Viscardo, in questo periodo dove abbiamo celebrato solo delle benedizioni finali, no? Il funerale vero senza messa, nei cimiteri. Su questa messa, ecco, li portiamo tutti quelli di questo periodo, portiamo tutti quelli che non conosciamo, portiamo tutti i nostri cari. Per loro le affidiamo tra le braccia del Signore e preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Padre ricco di misericordia, che hai esaltato il tuo Figlio, fatto obbediente fino alla morte, infondi in noi la forza dello Spirito, perché possiamo portare quotidianamente il peso e la gloria della croce. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva da noi questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, e per il bene nostro, la sua santa Chiesa. Ci purifichi, o Padre, da ogni colpa, il sacrificio del Cristo tuo Figlio, che sull'altare della croce espiò il peccato del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nell'albero della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché donde la sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero traeva vittoria, dall'albero venisse sconfitto, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli, gli spiriti celesti e serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concede il Signore che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. O sana nell'alto dei cieli, Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte.
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Benedetto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Dino tutti gli anni misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in tempo ti furono graditi in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come figli dello stesso Padre, tutti, quelli presenti, quelli lontani, quelli che desiderano essere qui, ognuno riconosciamo il Padre che ne sei e insieme lo preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai venuto la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e ti sarò salvato. Signore, pane, cibo sei per.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti alla mensa eucaristica, fa che il tuo popolo, redento e rinnovato dal sacrificio della croce, giunga alla gloria della resurrezione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ringrazio per l'occasione di fare dei ringraziamenti e un appello, se possibile. Tanto un ringraziamento a Don Marco, che ha voluto comunque celebrare questa messa per la festività di Santa Croce. Credo che sia importante. Hai ben ricordato come veniva festeggiata qui a Castelfiscardo questa ricorrenza, no? Con la banda, con la partecipazione popolare, con la merenda, che tutto questo oggi non è possibile, dà il segno della sofferenza che vive anche la comunità del nostro comune, no? Ristretta, diciamo, nelle proprie abitazioni per cercare di contenere questa pandemia che ci ha colpito anche profondamente qui a Castelfiscardo, perché abbiamo avuto una decina di contagiati, abbiamo avuto un decesso, tante persone che sono state ricoverate all'ospedale. Per fortuna, diciamo, oggi grazie al comportamento corretto della popolazione questa tendenza si sta invertendo, e per cui i nostri concittadini sono tornati a casa dall'ospedale, sono guariti chi stava in contumacia, quindi abbiamo ad oggi una persona in ospedale e due persone che stanno facendo i tamponi e che speriamo in questi giorni possano uscire appunto dalla quarantena. Questo deve andare il grande ringraziamento al senso di responsabilità che ha avuto la popolazione in questi giorni. L'altro ringraziamento lo voglio fare a tutti coloro che appunto si sono impegnati in queste settimane per garantire comunque dei servizi essenziali alla popolazione e anche dare un aiuto concreto, mostrando anche il coraggio di stare fuori purtroppo a combattere questo virus. Quindi partendo da tutte le maestranze del comune, diciamo i dipendenti comunali, penso alla Caritas che sta facendo tanto in questo periodo e che leggevo anche dalle cronache dei giornali sta vedendo un aumento considerevole, no? Se non dico male, Don Marco, delle richieste da parte di gente che comincia veramente a soffrire, a tutte le forze dell'ordine che appunto stanno facendo un lavoro importante in questi giorni. E ha ricordato bene Don Marco le nostre forze mediche, paramediche, diciamo infermieristiche, che hanno fatto un lavoro eccezionale consentendo, diciamo, di salvare tante vite, di controllare, di poter guarire tanta gente all'interno delle proprie abitazioni. Quindi a loro deve andare il nostro profondo ringraziamento, così come alla nostra protezione civile, la protezione civile di Castelfiscardo, che ha fatto tantissimo in queste settimane, a partire, diciamo, dalla distribuzione delle mascherine, alla distribuzione dei buoni pasto, che grazie all'intervento del governo ci ha consentito di dare una prima risposta a quelle famiglie che erano in difficoltà perché avevano perso il lavoro e avevano perso la loro unica fonte di reddito, diciamo, alla consegna della spesa, insomma le tante attività quotidiane che sono andate incontro ai bisogni della popolazione. Quindi di questo voglio veramente ringraziare i nostri volontari che con tanta dedizione e, dico io, anche tanto coraggio sono andati laddove, diciamo, c'era bisogno e c'era necessità. Ringrazio per l'opportunità che mi dà Don Marco, diciamo, di parlare stamani per lanciare un appello a tutta la popolazione, a tutti coloro che ci seguono, per dire non molliamo però proprio in questo momento, non molliamo proprio adesso. Dal 4 maggio non ci sarà un via libera come avete potuto vedere anche dai giornali, non ci sarà un libera tutti, non ci sarà consentito comunque di svolgere le nostre attività quotidiane che facevamo sempre. Quindi dobbiamo ancora tenere duro, dobbiamo ancora, diciamo, utilizzare
questi consigli che ci sono stati dati, queste regole che ci sono state date di distanziamento sociale, di appunto sicurezza, l'uso della mascherina nei luoghi chiusi, nei luoghi frequentati, il distanziamento, ci è stato consentito, diciamo, di andare a trovare i nostri congiunti, ci è stato consentito di fare attività all'aperto, ci sarà consentito di ritrovarci nei luoghi di culto, nei cimiteri, diciamo, quindi piano piano ritorneremo alla normalità, però la raccomandazione che faccio a tutta la popolazione è di non pensare che dal 4 maggio appunto si possa ritornare alla vita normale che avevamo davanti. Per fare questo ci vorrà tantissimo tempo, quindi teniamo ancora duro, perché abbiamo potuto constatare anche qui da Castelviscardo che con i comportamenti corretti, con i distanziamenti sociali, con, diciamo, l'attenzione particolare all'uso dei guanti, della mascherina, preserviamo la nostra salute e la salute degli altri. Quindi l'appello delle istituzioni va in questa direzione, ancora tanto senso di responsabilità, muoviamoci solamente se lo riteniamo veramente necessario, per situazioni di necessità, per fare la spesa, per andare al lavoro, per fare le visite mediche, ma cerchiamo appunto di stare a casa, soprattutto le persone più anziane. Abbiamo, come vi dicevo, la Protezione Civile che ci può dare una mano per svolgere quelle che sono le attività quotidiane. Quindi su questo mi sento veramente di fare un appello alla nostra popolazione, perché appunto continuiamo a seguire le regole che ci ha dato il governo, cosicché da poter uscire tutti insieme e con più persone possibili, diciamo, che sono fuori da questa pandemia nel più breve tempo possibile. Grazie a tutti voi, grazie a Don Marco che ha voluto appunto comunque celebrare questa bella messa, che spero sia stata seguita dalla popolazione e che abbiamo potuto dare un piccolo conforto in questi giorni di difficoltà. Grazie a tutti. Grazie allora anche al sindaco che ha partecipato, no? E che ci ha detto queste parole. Permettetemi, grazie anche alla famiglia Pelliccia, perché grazie a loro, no, arriviamo a tutti quanti, no? Ho fatto sia la festa di San Giorgio, sia questa festa di Santa Croce, faremo insieme San Nicola, forse anche San Pancrazio, quindi, no, ci aiutano ad arrivare a più persone possibili, anche se non arriveremo tutti e tutti, almeno a più persone possibili. E ora recitiamo la nostra preghiera alla Santa Croce. Exila regis pro Deum, fulget crucis mysterium, qua vita mortem pertulit, et morte vitam protulit. E viva la croce, e viva, e viva la croce e chi la portò. Quae vulnerata lance, mucrone diro criminu, ut nos lavaret sordibus, manavit unda et sanguine. La croce è viva, e viva la croce e chi la portò. Impleta sunque concinit David fideli carmine, dicendo nazionibus regnaviat ligno Deus. La croce è viva la croce e chi la portò. Arbor decora et fulgida, ornata regis purpura, electa dignos tipite, tam sancta membra tangere. E viva la
la croce e viva, e viva la croce e chi la portò. Beata cuius bracis pretium bebendi seculi statera facta corporis tulitque predam tartari. E viva la croce e viva, e viva la croce e chi la portò. O crux avespes unica in ac triumphi gloria, pis audace gratia reisque dele crimina. E viva la croce e viva, e viva la croce. Te font salutis Trinitas, col laudet omni spiritus, quibus crucis victoria, largiris ad te premium. Signum crucis erit in cielo, cum Dominus iundicamum venerit. E ora preghiamo la nostra preghiera della Pia Unione a Gesù Crocifisso. In questo giorno sacro, all'esaltazione della Santa Croce, ricevete noi tutti ai vostri seno, perché possiamo essere con voi uniti nella mortificazione delle passioni ed esaltati sopra i nostri spirituali nemici. Con speciale compiacenza accogliete l'umile e devoto drappello che si intitola al Santissimo Crocifisso. Vi sia sempre cara e benedetta questa santa associazione e alla medesima infondete lo spirito di fratellanza che renda agli aggregati figli devoti di voi amorissimo Padre e fratelli tra loro caritatevoli e misericordiosi. All'ombra della vostra Santissima Croce, defate che la Pia Unione cresca di continuo nel numero e nella virtù degli aggregati, come un albero prezioso di vita, il quale porga i suoi benefici frutti di onestà e di pace a tutto questo popolo, che profondamente vi adora ed implora il conforto della vostra benedizione. E così sia. Signore sia con voi. Dio, che nella passione del suo Figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate aver parte alla sua risurrezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Preghiamo, grazie a Dio. Pregi di pace, bello.